Oggi sempre più persone si sentono il diritto e il dovere di dare dei consigli. Ti capita qualcosa, ne parli così semplicemente con un amico e ti ritrovi in pochi secondi sommerso da consigli sul da farsi, su come è meglio comportarsi e su che cosa è giusto fare. Quando le cose capitano agli altri, chissà perché, tutti diventiamo bravissimi a sapere cosa fare e diventiamo subito degli esperti. Magari vuoi perdere peso e ne parli con quel tuo amico che è un po' in sovrappeso. E automaticamente gli scatta la voglia di darti mille consigli su come fare a perdere peso. Consigli che evidentemente non li ritiene opportuni, visto che anche lui non li mette in pratica. Una cosa, una qualsiasi cosa, se non la fai, non la sai. La semplice informazione non serve a niente se non viene messa in pratica. Infatti, leggere la dieta su una rivista non ti farà dimagrire. Eppure il mondo oggi è pieno di consigli e consiglieri. E visto che siamo qui, anch'io ora voglio darti tre consigli. Primo consiglio: prima di accettare consigli da chiunque, verifica che tale consigliere abbia per primo messo in atto i consigli che ti dà, oppure che è disposto a metterli in atto insieme a te. Secondo consiglio: questo è molto importante, non dare consiglio se prima tu stesso non l'hai già messo in pratica, oppure se non sei disposto a metterli in pratica nel contesto. Un leader è tale perché guida gli altri con l'esempio. Terzo e fondamentale consiglio: non dare consigli a chi non te li chiede.